Questa mattina parliamo di meteo, lo facciamo in compagnia di due ospiti d'eccezione che ringraziamo e salutiamo. Sono il colonnello Francesco Laurenzi e sua moglie Laura Patrioli. Buongiorno, benvenuti. Buongiorno. Buongiorno, Buongiorno, ben ritrovati. buongiorno. Allora, domanda d'obbligo, che fine settimana ci attende? È un fine settimana in cui l'inverno non sembra pervenuto. L'inverno non è pervenuto. È arrivata un'alta pressione che ci sta bene nel mese di giugno e di luglio, quindi il fine settimana sarà buono. Qualche nuvoletta qua e là, qualche banco di nebbia, qualche velatura, ma niente di particolare. In più ci saranno delle temperature che saranno, non dico quasi foriere della primavera, però si avvicineranno ai 17, 18, 19 gradi, anche sulla vostra zona, in particolare sulla Puglia, sulla Basilicata, sulla Calabria e anche sulla Campania. Avremo delle temperature di tutto rispetto. Quindi, che ne so, è un inverno strano, cioè ci si chiede, ma come mai, da dove è venuto fuori questo anticiclone fuori, no, fuori stagione proprio? Niente, è il tempo Succede? succede, è il tempo strano. Quindi, fine settimana come sarà? Bello, venerdì sereno, poco nuvoloso, qualche velatura soprattutto sul versante tirrenico, qualche banco di nebbia, ma questo al nord, sulle pianure del nord-est. Sabato, stessa situazione, sereno, poco nuvoloso su tutte le regioni. Domenica, sereno, poco nuvoloso, lunedì, martedì, mercoledì. Poi, se vogliamo andare proprio in là, in là, in là con le previsioni del tempo, possiamo dire che fino al 10 febbraio non succede niente. Quindi la candelora passerà col tempo buono, ci saranno i giorni della merla. Poi lei si Sì. è preparata, lei si è preparata sui giorni della Sì, i merla. giorni della merla, che dovrebbero essere quelli più freddi. In Esatto. realtà, Quindi, colonnello, poi lo posso portare i diciamo. bambini al mare? No, A il mare è una passeggiare, cosa ovviamente. d'inverno. Sì. Beh, poi se volete proprio potete fare il bagno, ma ci vuole molto No, coraggio, no. insomma, cioè, No, Meglio no, evitare. rimano con la stagione Aspettate, avanzata. arriverà. Anche la stagione per i bagni. Poi c'è un'altra cosa da tenere presente in queste stranezze del clima, in cui non ci si ritroviamo più, insomma, in questo clima. Ci dà qualche piccolo problema anche con la psiche, questo clima che cambia. Le stagioni estive si stanno sempre più allungando e quindi già da maggio, se questa è la tendenza che sarà confermata anche secondo il tempo degli ultimi anni, avremo delle temperature, quindi esploderà l'estate già da maggio Cioè, dura praticamente. 6 mesi l'estate. Beh, Esatto, quasi, Laura. gliela devo dire tu. Veramente. Sì, ci sono degli studi americani che stavo proprio leggendo l'altro giorno e sembra cioè che le stagioni da qui al 2100, almeno alle nostre latitudini, nell'emisfero nord, cambieranno, cioè le estati saranno addirittura lunghe quasi 6 mesi, gli inverni ridotti a 2 mesi, 2 mesi e mezzo, le stagioni intermedie, quando si dice non ci saranno più le mezze stagioni. Bene, questo è il clima a cui potremmo andare incontro con queste premesse, cioè le premesse degli anni scorsi. Le estati lunghe, inverni sempre più brevi e stagioni intermedie un po' così, confuse, quasi a scomparire. A proposito dei giorni della Eccoci. merla, Ecco, Laura, ecco, che i giorni dovrebbe. della merla sono importanti perché per tradizione si dice che siano i più freddi. In realtà, questo è stato vero fino a poco tempo fa, perché c'era una merla che il 28 di febbraio e di gennaio era tutta contenta perché era riuscita a sfangare con la brutta Però stagione. dillo che il 28, che a quel tempo gennaio aveva 28 giorni. E allora rubò 3 giorni. No, il Sì, buon Dio. certo, perché si ribellò e quindi il 29, il 30 e il 31 sono stati messi dall'inverno che si è arrabbiato perché era stato preso in giro dalla merla e quindi ha preso i 3 giorni di febbraio e li ha allungati a gennaio. E questo ha voluto significare che ha cominciato a fare talmente freddo che la merla che si era affidata al buon tempo si è dovuta nascondere nei comignoli e quindi la merla che di solito era bianca per nascondere i suoi piccolini e quindi salvarli dal freddo, si è rintanata nei comignoli ed è diventata nera. E quindi per 3 giorni ha dovuto sopperire in questo modo al freddo incipiente. Quindi questo ha causato, diciamo, questa leggenda, diciamo. Sì.
Ecco. Poi, quindi se ci dovesse essere una merla del 2024, io non so allora a questo punto di che colore diventerebbe, visto e considerate le temperature. Del sole, giusto. Gialla. Gialla come il sole. La mandiamo al mare, a Vieste. Prendere il sole. Bello. Si abbronzerà. Comunque no, tutte queste tradizioni hanno una logica, cioè queste sono veramente, almeno secondo la statistica, i giorni più freddi. Poi con l'inizio di febbraio le temperature piano piano dovrebbero riprendere a salire. Questi sono giorni importanti, cioè anche poi sono anche nella tradizione cattolica, cioè anche nella tradizione religiosa si sente, c'è la candelora. Il 2 febbraio. Sì. Il 2 febbraio, quindi sono tutte giornate queste qui che ce la dicono tutta che si sta passando dal periodo freddo dell'inverno a un inverno che ci fa intravedere, non dico che arriva la primavera, perché la primavera di febbraio è un pochino sconosciuta da noi, però ci fa vedere qualche cosa che andiamo verso la più soft. Sì, di più soft. Le temperature hanno finito di diminuire, piano piano tenderanno ad aumentare, aspettiamo la candelora, i giorni della merla passeranno, quest'anno la merla sarà fortunata. Sì, certo. Allora, colonnello, io vorrei farle una domanda a proposito dell'anticiclone africano che stiamo sentendo in questi giorni, aver preso un po' la scena dei telegiornali, giornali, social media, tra l'altro poi negli ultimi tempi c'è anche la moda di dare un nome agli anticicloni, no? Abbiamo sentito Nerone, Scipione, insomma siamo nell'ambito anche un po' della storia. Quello che le vorrei chiedere è innanzitutto se ci saranno delle conseguenze, perché presumo che con il caldo magari potrebbero esplodere già delle fioriture, e poi lei ha anche accennato a dei cambiamenti a livello psichico delle persone quando diciamo l'inverno è un po' restio, tende un po' ad essere, come dire, latitante alle nostre latitudini. Le chiederei un po' di chiarire questi aspetti. Sì, allora questo anticiclone che c'è è un anticiclone veramente strano, è segno che qualche cosa nella circolazione generale dell'atmosfera sta cambiando. Perché vi cito la circolazione generale dell'atmosfera? Perché l'atmosfera è una macchina che trasporta energia, ovvero calore, da dove ce n'è tanto, dall'equatore, a dove ce n'è poco, i poli. E ci sono delle correnti d'aria, grandi fiumi d'aria nell'atmosfera. Quando qualcosa si inceppa in questo meccanismo, avvengono queste qui. Che cosa vuol dire? Vuol dire cioè che il vortice polare, quello che distribuisce il freddo anche alle basse latitudini, se ne sta da tutt'altra parte. Se n'è andato sul Nord America e da noi niente, non fa niente. Quindi il freddo distribuito dal vortice polare non c'è. Chiedere perché succedono queste qui è un po' difficile. Comunque siamo in fase di grandi cambiamenti. Quando c'è troppa energia, qualche cosa in questo meccanismo di trasformazione dell'energia si inceppa. E quindi eccolo qua. Non ci ritroviamo più, ci ritroviamo con delle situazioni pseudo da bella stagione nel pieno dell'inverno. Questo è quanto possiamo dire su questo anticiclone. Poi qui abbiamo la metropsiche che ci dice come la gente reagisce a queste situazioni un po' strane, no? Cerca di rimuoverle. Certo, le persone sono sorprese da questa ciclicità che non si ripercuote più con una certa regolarità, perché prima noi eravamo più rassicurati dalle stagioni, esatto. E eravamo sicuri che succedevano determinate cose. Ora, siccome siamo spaesati, ecco, il primo risultato è l'insicurezza. E qualche volta anche un po' la depressione per persone che sono particolarmente meteoropatiche o comunque guardano ai cambiamenti climatici con un po' di ansia, no? E questo è importante, perché infatti viene anche chiamata, coniato il termine ecoansia, perché questi cambiamenti climatici, se non vengono ben indirizzati, portano la persona ad avere meno fiducia nelle sue risorse e nelle risorse del pianeta. Sì, praticamente c'è questa paura, sì, c'è dove andremo a finire. Sì, ecco, è importante questo. Chiederci cosa succederà, cosa sarà di noi, perché in effetti tante cose sono cambiate, quindi bisogna rimodularci, un pochettino riaggiustare le nostre attese. Prima parlavate delle piante sì. Che stanno fiorendo.
lasciamo perdere quello che succede nella Valle dei Templi ad Agrigento, dove è normale che a gennaio già fioriscano i mandorli, però noi sul terrazzo abbiamo già qualche pianta che sta fiorendo, per esempio le violette stanno fiorendo, e questo dice: oddio, che è successo? Loro poi non è che hanno il calendario come ce l'abbiamo noi, loro hanno il calendario loro quando sentono caldo fioriscono. E che mondo sarà? È la natura. Io vorrei ricordare che voi siete anche autori del libro Esperimenti scientifici per tutta la famiglia, meteorologia e non solo. E vi strappiamo anche una promessa, magari ci sentiamo nel mese di marzo, prima della primavera, per altre come previsioni. No? Ecco, perché siete stati... Certo. Ci siamo divertiti tantissimo. Volentieri. Ci siamo divertiti tantissimo a fare questo. E beh, poi con il libro degli esperimenti magari ne facciamo qualcuno. Magari, benissimo, certo. Magari. Grazie, grazie. Perché alcuni sono più facili anche nel farli così per televisione, se no si può fare che veniamo. Magari, assolutamente, magari. Vi aspettiamo. Vi aspettiamo a San Giovanni Rotondo. Va bene, dai. Grazie al colonnello Francesco Portare Lorenzi. Portare sempre grande entusiasmo per tutto ciò che è scienza, questo allora, è importante. Un saluto a tutti voi e un saluto a tutti i nostri amici della Puglia, in particolare questi che seguono anche Padre Pio. Noi siamo devoti, tra l'altro, anche di Padre Pio. Grazie, grazie, un abbraccio. Grazie, vi aspettiamo qui a San Giovanni Rotondo. Grazie. Grazie per grazie, grazie al colonnello Laurenzi e a Laura Patrioli. Ci fermiamo per la pubblicità e poi ancora insieme.